Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra cucina. Saluto il nostro chef Renato Grasso, ciao Ciao, Renato. buona giornata. E saluto la nostra Giovanna, la Ciao, nostra grazie a sommelier. tutti, buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Gio. Giovanna. Allora Renato, che cosa prepariamo? Vedo che hai dei peperoni già tagliati. Sì, volevo fare, sai cosa volevo fare? Volevo fare del filetto di tacchino così saltato con peperoni. Un goccio di vino bianco, proprio leggero, leggero. Come mettiamo quello che piace a te, l'alloro, e un po' di Da loro. peperoncino. Va bene. Allora, Olio. Perché andiamo con l'olio. fai in due padelle Eh sì, diverse. perché poi In una i peperoni mi e in un. farebbe casino, capisci? Sì. Lei mi capisce, io la vedo. Me la capisco sempre. Lei mi capisce, bravo. Ricordo sempre e porta la linea Sì, sapori dintorni di Conad. esatto. È una linea particolare. Perché è quella linea che Conad ha creato apposta per dare spazio ai piccoli produttori e portare nella nostra tavola i prodotti di tutte le regioni dell'Italia. Perfetto. Mettiamo l'olio anche nella Mettiamo seconda padella. l'olio, Quindi questi li lasciamo andare così. Li sali? Tanto sì, adesso gli metto il sale, tanto qui sale di temperatura. Certo, pubblicizziamo un po' il tuo sale, Renato. brava, Il sale che fai tu, grazie. che è un sale aromatico, buonissimo. Io ormai uso solo quello. Ma più che aromatico è? Afrodisiaco, è un sale veramente speciale, sale di Renato, no? Buono veramente. Ecco, intanto abbiamo messo, è pollo, mi hai detto, è pollo, Sì, vero? pollo, pollo. Con filetti di pollo ve l'ho stilettato i chinettini. Sì, aggiungiamo un Ecco. po' di sale anche qui. Sì. Stai E attenta lo perché. facciamo andare. Vedi? Questo adesso come lo cuocerai? Lo fai passare in padella con l'olio e poi aggiungerai Sì. qualcosa? Farina? Poi tra un Farina, attimo metto vedo. appena appena di farina. Sì. Proprio niente, Una sai? Una spolveratina spolveratina di farina, ma quasi niente. E poi lo bagno con un po' di vino bianco. va Questi bene qua siamo appena così. andiamo Questi li io chiedo facciamo stufare appena appena. sì, io intanto chiedo subito a Giovanna che vino abbiniamo con questo piatto di carne bianca con i peperoni che sono un po' Guarda, ho deciso di fare un abbinamento un po' creativo perché la vita è anche fatta di Sì, poi noi pastiglie. siamo super creativi Esatto, non ci manca. E ci metterai questo ormeasco di Parnasse Sacra. L'ormeasco è un'uva che si è insediata in Liguria anche grazie all'arrivo dei saraceni ed era allora chiamato, era il dolcetto arasco verde. Anticamente veniva proprio chiamato Aormeasco dalla zona in cui poi si è trasferito da noi. Questo è un vino, diciamo, di colore rosato corallo, molto piacevole, fresco, delicato e ha dei sentori molto piacevoli di ciliegia. Si abbina molto bene alle verdure, normalmente si mette più su piatti di pesce e della tradizione ligure, però ho voluto provare a vedere il risultato con questa nostra semplice ricetta, però di effetto. Grazie Giovanna, grazie anche alla tenuta Maffone e al signor Bruno Pollero che ci ha offerto questi vini che sono veramente pregiati e buoni. Sì, però qui non se ne assaggiano, eh. Qui non se ne Renato, quando avrai assaggiano. finito magari ti daremo un bicchierino, per adesso no, se no ti distrai. Ah, quando viene finito però? Sì, a fine lavoro, prima il dovere e poi il piacere. Ah, grazie, grazie. Ah, intanto qui hai sfumato con Vino, del vino bianco vino e hai bianco. aggiunto una spolverata di farina Appena appena, vedi, e la farina per fare la d'alloro. cremina. Poi hai girato tutte le fettine di pollo perché il pollo è una carne che invece deve essere ben cotta, Ben vero? cotta, sì, sicuro. L'ho Rispetto alla carne già girata, arrostita. questi invece sono già belli pronti, vedi? Perché devono essere belli croccanti, non Profumati. quindi belli sicuramente del gusto. Questi, visto che sono così, ce ne siamo su questi, Ancora un po' facciamo un di po' di peperoncino. No, qua. peperoncino. Sai perché? Il peperone, poi a te piace, io lo A so. me piace, lo sai, sì. E invece di qua, guarda che bello, qui ci siamo, Quindi io a questo punto qua toglierei tutto. Come Grazie Giovanni. procediamo? Sì. Faccio così, faccio una piccola guarnizione qua, faccio così, guarda. Sì, col Guarda pomodorino. che bello, Facciamo così. Ecco, non ci sta, va bene. Ma non ce ne Rosmarino e frega. Se non pomodorino. non ci sta, non ce ne Poi metti fregano prima i più peperoni. niente. Sì, mette i peperoni sotto perché è un piattino un po' piccolino questo che ho preso. In effetti sì, perché abbiamo molto pollo. Bene, ma non è detto che Bene. dobbiamo metterlo tutto nella. Renato, di che hai sbagliato? Guarda che questa è una signora porzione, Aspetta, Quella tieni da parte che poi No, fa. questa la mettiamo qua. Eccolo, tac. Decorazione. Bello.
Questo lo metterei così, ancora uno, ma basta. Sì, eh. Tutto è troppo. Poi guarda, guarda, te lo dico. Ah, ne metti anche sopra. Uno, due, e uno, tre, basta. Così. Voi cosa dite? Perfetto, no? Bellissimo. Tanto per finire il colore. Tanto per gradire. Metti, tanto per gradire un po' di prezzemolo. Così. Yeah. E poi mettiamo il vino. Mettiamo il vino. Aspetta, aspetta, aspetta che non mi piace sta foglia qua. Mi piace più così. Va bene, così, va bene eh? Così. Un'altra cosa, tutta un'altra tutta cosa. Un'altra cosa. Andiamo vicino al vino, magari è te le facciamo una bere anche un goccetto. Grazie, ne avrei bisogno di bermi un bel bicchiere di vino. E diciamo a tutti voi buon appetito. Buon appetito.